Benvenuti alla prima edizione del TGV della Dea TV, il primo TG web interamente dedicato alla caccia per tutti i cacciatori, gli ambientalisti e gli agricoltori. Allora, iniziamo con la prima notizia. Martedì scorso il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha incontrato gli atleti azzurri. Tra questi anche i campioni del tiro a volo come Jessica Rossi e Francesco Daniello, accompagnati dai rispettivi commissari tecnici e dall'onorevole Luciano Rossi, presidente FITAR. Gli atleti sono una fonte di freschezza morale, li si guarda e si legge un futuro migliore, ha detto il presidente Napolitano. Passiamo adesso all'Inghilterra. Mentre in Italia, dopo le dichiarazioni del ministro Brambilla, giornalisti e politici si stanno chiedendo se la caccia è di destra, di sinistra e se è un'attività per ricchi o per tutti, in Inghilterra il quotidiano The Times spiega che il nobile sport della caccia si è democratizzato. In tutto il paese, dai muratori agli idraulici, comprano fucili e si dedicano all'attività venatoria e le iscrizioni alle associazioni di cacciatori si sono veramente moltiplicate, tanto che quelle della Basque sono passate in un decennio da 113.000, pensate, a 130.000. Passiamo al più bello del mondo. Si chiama Axel, è un bracco italiano ed è il cane più bello del mondo. Ha sbaragliato 54 concorrenti, conquistando il titolo di Best in Show all'Eukanuba World Challenge 2009. Lazio, il parco pagherà per i danni dei cinghiali. Il Parco dei Monti della Laga in Lazio pagherà gli indennizzi relativi al 2008 agli agricoltori della zona. Ah, andiamo a Savona. Caccia al cinghiale fino al 31 gennaio. È polemica. In provincia di Savona la caccia al cinghiale è stata prorogata fino al 31 di gennaio. La quota degli 8.509 abbattimenti previsti non è stata raggiunta e per tutelare le colture e il territorio, l'assessore Livio Bracco ha adottato il provvedimento giudicato dall'ENPA come un regalo ai cacciatori. E adesso torniamo ai cinghiali, da problema a risorsa alimentare bio. Ma trasformare il problema del sovrappopolamento dei cinghiali in una risorsa è possibile, creando una filiera per la commercializzazione delle carni. Se ne parla già da tempo e dopo l'Emilia-Romagna è proprio la Liguria a pensare ad una legge regionale che recepisca la direttiva europea 853. Deroghe e dispute politiche. E proprio dall'Europa arriva una sentenza che sta già facendo discutere. Dopo il Veneto, che si è visto bloccare dal TAR la deroga per lo storno e la peppola, è toccato alla Lombardia beccarsi la reprimenda proprio dalla Corte di Giustizia europea, che ha ingiunto all'Italia di sospendere le cacce agli uccelli protetti, come appunto il fringuello, la peppola, il frosone e la pispola, autorizzate da questa regione con la legge numero 21 del 16/9/2009. Andiamo in campagna. La regione accoglie l'istanza della FIDICI. Soddisfazione invece per i cacciatori campani. La regione ha accolto le istanze di Federcaccia, che aveva raccolto 11.000 firme per modificare la legge regionale 896. È stato così convocato il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale per attuare le modifiche al regolamento degli ambiti territoriali di caccia. 900.000 storni nel cielo del capoluogo. E addirittura la LIPU a lanciare l'allarme, pensate, sarebbero 900.000 gli storni nei cieli di Roma. Tante le lamentele di residenti e ovviamente anche commercianti colpiti da un fenomeno che con il passare degli anni si è fatto sempre più frequente. Nonostante l'emergenza, la LIPU si dichiara contraria a qualsiasi soluzione cruenta e all'utilizzo di falchi, proponendo tecniche di allontanamento. Radio in Veneto. Mentre in Veneto continua la vaccinazione di massa obbligatoria per 230.000 cani delle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Venezia, anche i cacciatori stanno collaborando alla distribuzione delle oltre 300.000 esche per la vaccinazione orale dei predatori selvatici, che sarebbe il vero serbatoio dell'infezione. Sempre
Secondo i cacciatori, la regione non sarebbe intervenuta in modo tempestivo contro l'epidemia. E adesso, dichiara la FIDICI Veneto, oltre al danno, la beffa. Si vuole vietare l'uso del cane da caccia sul territorio, anche se vaccinato regolarmente. Adesso una brutta notizia, la moria degli stambecchi del Gran Paradiso. Un male oscuro, e c'è qualcuno che parla addirittura di maledizione. Sta colpendo gli stambecchi del Parco del Gran Paradiso. Cattive condizioni meteo e malattie non sembrano essere colpevoli, visto che la lenta moria dura da parecchio tempo e più o meno con lo stesso numero di vittime ogni anno. Per fare chiarezza, l'ente parco sta pensando di individuare e seguire nella crescita un campione di capretti. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, ci rivediamo il prossimo anno, grazie per l'attenzione e buone feste a tutti.